Ciao 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 a tutti. Oggi ho un po' di cose da mostrarvi, degli acquisti online da AliExpress e da un sito spagnolo dove ho comprato dei solari. Il sito l'ho scoperto, quello spagnolo, sono prodotti di bellezza, insomma, make-up, beauty, creme, eccetera. L'ho scoperto tramite il sito a cui sono iscritta, che permette poi di avere un rimborso, un cashback degli acquisti appunto fatti online. L'ho scoperto per caso, sono stati molto veloci nel spedirmi le cose che ho acquistato, ma poi appunto vi mostro e facciamo prima. Allora, da AliExpress mi sono arrivati nel giro di pochi giorni un po' di cosette. Siccome i due erano pacchetti singoli, non volevo fare il video per una cosa sola, quindi ho aspettato. È arrivato lo zainetto che aspettavo. Sapete che nell'ordine di Bottega Verde avevo preso con 2 euro, mi sembra 1,99 euro, uno zainetto che mi serviva per andare in moto, ma era, alla fine era troppo grande, era uno zaino. Peraltro quello zaino mi è già stato shippato da un figlio che l'ha trovato molto carino e io gliel'ho dato volentieri. E questa invece è proprio la misura che serviva a me. Misura piccolina, eccolo qui, uno zainetto molto piccolo, appunto, semplice per quando vado in moto. Alla taschina qua davanti e poi vabbè, uno zaino normalissimo, ma era proprio questa la dimensione che serviva a me. È molto leggero. Ah, ecco, ci sono anche delle taschine qui lateralmente, non me ne ero nemmeno accorta. Altre due taschine qui laterali. L'ho pagato, mi sembra, sui 4 euro, se non vado errata, poco più. E poi invece questo che si può portare sia come zaino perché ha i doppi attacchi qua sotto, ma io l'ho preso da usare a bandoliera così di traverso, sempre per quando vado in moto. Ho preso un colore un po' vivace, questo fucsia un po' simile leopardato, con la tasca centrale, una qui e una altre due taschine qua davanti. E questo per la moto è praticissimo. Ancora meglio dello zaino, perché lo zainetto chiaramente va portato dietro sulle spalle, se ti serve qualcosa lo devi togliere. Invece questa portato di traverso così a bandoliera, secondo me è molto molto più comodo. E questi sono le due cosette. Poi sempre da AliExpress, proprio oggi ho ricevuto questo pacchetto e sono cosette per i nipotini. Per Alice e per più una cosina per Lorenzo. Lorenzo ha un sacco di roba davvero, però ogni tanto anche per lui mi piace acquistare qualcosa. Tra l'altro sto aspettando un altro ordine anche per i gemellini. Insomma, bisogna accontentare un po' tutti, no? Allora, vediamo un po'. Faccio vedere prima il completino che ho preso per Lorenzo, che è questo. Vediamo un po' com'è, completino estivo, è una canottina, magari glielo lavo addirittura così, perché è sempre meglio, secondo me, specialmente le cose dei bambini, è meglio lavarle prima, dare una rinfrescata prima. È il pantaloncino, così, è tutto cotone, eh? Pantaloncino a righe con la canotta sopra, così, abbinata. Eccolo qua. Penso che questo sia costato 2 euro o poco più, 2,30 euro mi sembra, il completo. No, ed è cotone appunto, 100% cotone, etichettato e tutto. No, io ho detto, vabbè, per le cifre che costano vediamo un po' come sono. E invece devo dire che non è assolutamente male. Poi per Alice invece ho preso un leggings. Guardate che carino. Carino davvero questo, tutto fiorato, leggero per l'estate. Un leggings. Poi altri due leggings, però questi dovrebbero essere corti, ma mi sa che
in realtà sono, diciamo, al polpaccio, ecco, questo fucsia e questo turchese. Anche qui ho speso davvero poco, ma poi magari vi metterò i prezzi se mi ricordo. Poi vediamo un po', sono tre abitini, questo. Vediamo, spero di aver azzeccato la taglia. Alice compie 3 anni il mese prossimo, però io ho preso la taglia 4 anni perché mi sembrava dalle misure che fossero più indicate, ma mi sa che ho fatto bene perché Alice è molto alta. Questo abitino, sempre di cotone, col gattino davanti, bellino, graziosissimo anche questo. Questo abitino. Poi un altro abitino, questo a pois. Ecco qua. Questo un po' più frufru col fiocco da annodare. Il fiocco da annodare, la cerniera sulla schiena, leggerissimo, molto molto carino, è più elegantino, diciamo, questo. E poi per finire, invece, siccome a lei piacciono, lei dice sempre che è una principessa, le piacciono gli abitini un po' frufru, svolazzanti, e allora le ho preso questo. Vediamo un po', scusate il rumore così, no, vabbè, questo è proprio da principessa. Guardate che bello col tulle, con i fiorellini qua sotto. I fiorellini sparsi, sono proprio petali. Petali sparsi. No, no, vabbè. È una cosa. Impazzirà quando lo vede. Con i petali dentro che non so quanto dureranno perché. Guardate che meraviglia. Troppo, troppo bellino, davvero. Io penso che sarà il caso di levarli poi questi petali perché sono più adesso per la coreografia che altro, ma io non so poi lavandoli che fine faranno. Comunque, insomma, per la cifra che ho pagato, perché praticamente, allora, un vestitino, due, tre leggings. E il completino per Lorenzo, in tutto ho pagato 16 euro, quindi penso che veramente il gioco valga la candela. E queste sono le cose per i nipotini. Poi invece da questo sito che vi dicevo spagnolo che si chiama, non so, penso si pronunci Perfumes, credo. Ho preso dei solari perché cercando le recensioni io non conoscevo queste marche, a parte una che avevo sentito nominare, però non avevo mai acquistato nulla perché è abbastanza costosetta e qui i prezzi erano veramente stracciati. L'ho già aperto perché sapete che quando apro i pacchetti io faccio sempre un gran casino, ci metto un'ora. Niente, appunto. Appunto le recensioni erano molto molto buone, i prezzi erano buonissimi perché erano scontatissimi e allora ho provato a prenderli ed ho preso questo di questa marca che si chiama appunto Babaria o Babaria, non penso sia Babaria perché è spagnolo, che è olio secco all'argan, protezione media con acceleratore di abbronzatura resistente all'acqua. Questo è protezione 25, una protezione media. Vedete, c'è scritto aceite, che non è aceto, ma è olio in spagnolo e anche in portoghese. Questo piacerebbe sentire il profumo. Sentiamo un po', ne metto un po' qui. Molto buono il profumo e poi è veramente olio secco perché l'ho messo un po' già, è assorbito completamente, ottimo.
lo lascio fuori che tanto la scatola poi la butto. Poi sempre olio secco, aceto, però protezione 20 media, questo un po' più piccolo, perché poi in realtà ne avevo ordinato anche uno con protezione 10, perché vado a scalare man mano passano i giorni, però era esaurito, quindi niente, ne comprerò uno qui. E questo al cocco invece, protezione media, protezione 20, sempre di questa marca, Bavaria, che io appunto non conoscevo, ditemi se magari invece per voi era. Sentiamo anche qui il profumo, anche questo si assorbe immediatamente, che è la cosa che io cerco al cocco. Mi viene voglia di per una leccata. Poi invece per gli ultimissimi giorni e più che altro per le braccia, per le gambe, perché per il viso ho una protezione 5, viso e décolleté metto sempre una protezione 50 o 30 e più avanti 30, perché preferisco appunto, già non prendo troppo sole perché a me non piace stare tanto al sole, ma siccome poi stiamo tanto in acqua sapete che scotta ancora di più il sole, quindi tengo sempre una protezione molto alta sul viso e décolleté e anche sulle spalle. E invece appunto per gambe e braccia e per gli ultimissimi giorni ho preso questo gelatina abbronzante, sempre la marca è sempre Bavaria, protezione 4 soltanto, ma proprio destinata agli ultimissimi giorni. Cocco e baobab, questa. Vediamo come si presenta all'interno, è proprio una gelatina scurissima, profumo molto buono e anche questa è molto semplice da spalmare, assorbe subito e mi sa che io ho azzeccato con questi prodotti, ecco mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi già li conosce, la marca appunto come vi dicevo è questa. Bavaria, che io a me era totalmente sconosciuta. E poi invece la marca nota che conoscevo, ma che non avevo mai però provato, non avevo mai acquistato nulla, è questa, Ecran, vabbè, sono questa qua. E questo è un doposole spray, riparatore intensivo. Freschezza e sollievo immediato, ecco qua. Specialmente per mio marito che non ama mettersi le creme dopo sole, preferisce lo spray che è più comodo da usare. Proviamo questo, vediamo un po'. Previene l'invecchiamento, aspetta ancora un po' a prevenire riparatore del cellulare, 0% alcol, testato de dermatologicamente. Vi saprò dire poi se ne è valsa la pena. Ve lo saprò dire tra un bel po' perché al mare ci vado a fine giugno, quindi ci vuole un po' di tempo. E poi vediamo, basta, non avevo comprato più niente qui. E mi hanno messo, penso che sia Eau de Parfum Lagerfeld Femme, questo campioncino di profumo che proveremo senz'altro. Io ho una serie infinita di campioncini di profumo che non poi va a finire, che non uso quasi mai, o meglio, li uso quando magari vado in giro, vado in vacanza. E questi erano i miei ultimi acquisti online. Ditemi cosa ne pensate, vi ringrazio tutti per avermi guardato e ascoltato. Un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!